raccontaci la gioia di questo gol, perché è fondamentale, perché è arrivato in un momento difficile della gara ed è arrivata quando a Castelfidardo il risultato è diventato di parità tra Castelfidardo e Fiuggi e Rieti, e siete tornati avanti. Sì, ma a prescindere dal risultato degli altri, che ti dico la verità, vediamo e non, nel senso, noi dobbiamo pensare a noi. È davvero un risultato importante per noi perché è arrivato contro una grande squadra, ma soprattutto per come è arrivato. Penso che fino al 90esimo abbiamo creduto a questa vittoria, e quindi siamo stati bravi a crederci. Anch'io su quella palla speravo che Rosario Di Rocco facesse proprio quello ed è arrivata proprio lì. Sono contento. Come si è trovato a Castelnuovo? Credo bene, perché si vede anche dalle tue partite in mezzo al campo. Sì, molto molto bene, sono contentissimo e si è visto subito che questo è un gran gruppo, l'abbiamo notato subito, sono riuscito a inserirmi e sono stati bravi ragazzi a farmi inserire in maniera così in fretta e quindi non potevo fare scelta migliore. 25 punti in classifica, ne mancano sempre pochi alla salvezza e poi chissà. Sì, hai detto bene, non sono frasi fatte, cioè quello è il nostro obiettivo. E con questo non dobbiamo nasconderci che se riusciamo ad ottenerlo il prima possibile, poi dobbiamo essere bravi a toglierci ulteriori soddisfazioni. Ecco, in fuori casa un ruolino di marcia stratosferico, in casa qualche risultato un po' altalenante, ma la vittoria di oggi contro una pretendente al titolo vi dà fiducia. Sì, 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 molta fiducia, molta fiducia. Se non siamo stati a volte fortunati in casa, abbiamo subito dei gol che magari potevamo evitare, però alla fine la ruota gira e magari ci siamo ripresi quello che ci hanno tolto in precedenza, quindi siamo contenti, dobbiamo solo continuare su questa strada che è la strada del lavoro e del sacrificio.